Buonasera a tutti di nuovo, siamo qua con il nostro mister Rocco che ci ha accompagnato, anzi ci sta accompagnando da diversi anni nella nostra impresa doverese. Rocco, dici due parole sulla nostra annata, seppur bella ma anche un po' sfortunata, diciamo. Dici tu. Ok, sì, è stata un'annata che purtroppo è partita male per una serie di infortuni che sono capitati alle ragazze. Infatti ci siamo trovati a dicembre che eravamo 11 giocatrici, quindi siamo andati proprio contro questa squadra qua l'ultima d'andata in campo con 11 giocatrici contate. Quindi è stata un'annata, diciamo, abbastanza sfortunata. Il merito delle ragazze è stato quello di fare un ritorno eccezionale. Infatti delle squadre che eravamo ultime in classifica, quindi all'andata a lottare per la retrocessione, siamo l'unica che è risalita e si è comportata bene. Penso che con il risultato di oggi siamo arrivati al settimo posto, quindi un ritorno eccezionale, cioè da prima in classifica. Le ragazze sono state brave a non disunirsi, sono state bravissime a rimanere compatte e a fare un ritorno eccezionale nonostante, ripeto, tutti gli infortuni e le difficoltà che abbiamo avuto. Quindi un grande applauso a tutte le ragazze e alla società, insomma, che comunque ci dà sempre una mano. Poi presumo, concludo, che siamo riusciti a vincere anche la Coppa di Scivina, quindi lo spero vivamente. Se è andato tutto bene oggi, eravamo abbastanza in vantaggio rispetto alle altre squadre, quindi dovremmo averla vinta. Questa è una cosa eccezionale, perché con le ragazze è la seconda Coppa di Scivina che vinciamo in 4 anni, ammesso che sia così. Quindi è una cosa, penso, che poche squadre possono dire di aver fatto. Grazie. Grazie Rocco, grazie di averci allenato e di starci allenando. Al prossimo anno, grazie. Ciao, ciao a tutti.